Ciao a tutte! Terzo tutorial di nail art per questo Natale 2014. Stavolta la realizzazione è un po' più complessa in quanto si tratta di realizzare a mano libera questo Babbo Natale, che però è molto molto simpatico. Ho cominciato applicando una base, questa è la 3 in 1 di Collistar, e due passate del numero 24 effetto gel di Deborah Milano, che è un bianco. E applico le gocce asciugasmalto di Pupa per velocizzare i tempi di asciugatura, in quanto lo smalto dovrà essere perfettamente asciutto. Una volta asciutto, stendo solo sull'anulare il top coat effetto opaco di Sephora e aspetto che anche questo sia perfettamente asciutto. A questo punto io ho stampato questo Babbo Natale, e troverete tantissime immagini cliccando Natale, Babbo Natale, eccetera, su Google Immagini appunto. A me questo qui faceva tanta tenerezza e quindi alla fine ho deciso di stamparlo e me lo sono disegnato. Averlo accanto è sicuramente molto più comodo rispetto ad andare a memoria, ecco. Un consiglio che posso darvi è quello di non stamparlo eccessivamente grande, perché a quel punto la vostra testa dovrà fare le proporzioni per riportarlo alla grandezza di un'unghia, ovvero minuscolo. Infatti, come vedrete, in questo momento non ho unghie particolarmente lunghe, infatti non mi è entrato tutto quanto il disegno. Se l'avessi fatto ancora più piccolo non si sarebbe visto niente, sarebbe stata una piccola macchia, quindi ho preferito farlo un pochino più grande e mettere le parti principali, insomma, ovviamente, quindi la faccia, questo bel faccione di Babbo Natale, un po' del corpo e il sacco, quindi insomma i pezzi principali per i piedi, pazienza, Babbo Natale senza piedi. Comunque, a questo punto, come vedete, io sto innanzitutto con il nero. Tutta quanta la pittura acrilica che mi vedete utilizzare in questo video di Lady Nail, mi sto trovando benissimo con questa pittura e sono molto felice perché sono riuscita ad inserirla nel kit per le ragazze che verranno al mio corso. E, come vi dicevo, con il nero ed un pennello dalla punta sottilissima sto delineando tutti quanti i contorni del mio Babbo Natale. A grandi linee, perché poi ovviamente l'interno andrà colorato e poi me lo andrò a perfezionare ulteriormente con il nero. Da qui in poi quindi non faccio altro che andare a riempire con i colori il Babbo Natale, quindi veramente super semplicissimo, vi lascio alla musichetta di sottofondo e alle immagini. E voilà, ultimi dettagli al fiocchetto, il Babbo Natale è ultimato. E vi dico, ci vuole ovviamente un po' di tempo e di pazienza, qui ho velocizzato tutto, però a me ha impiegato 20 minuti realizzare questo piccolo Babbo Natale. Riprendo la pittura acrilica rossa, che è la stessa del cappello e del vestito di Babbo Natale, e con questa, sempre diluita, prendo il dotter e vado a realizzare dei puntini su tutte le altre unghie. Non lo so, mi dava quest'idea di comunque decoro giocoso e secondo me stava bene con Babbo Natale, quindi sono andata a riempire tutte le altre unghie con i pois.
È arrivato il momento del top coat, io qui sto utilizzando quello di Formula X. Ne applico una bella passata su tutte le unghie, ma faccio attenzione a non ripassare troppe volte il pennello in nessun punto, perché altrimenti rischio di strusciarmi via, di sciogliere la pittura acrilica sotto. Comunque, con questo è tutto, io di seguito vi lascio anche le ultime nail art per Natale che ho realizzato e ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!